Ed ora una notizia che ci riguarda da vicino: si è conclusa ieri una delle produzioni, quarto canale Flegreo, di maggiore successo per questa stagione televisiva. Stiamo parlando di Proscenio, l'arte della commedia in TV. Nel corso della serata, trasmessa in diretta televisiva e web grazie a Dialogos Comunicazioni, dal Teatro del Centro o qualcosa in più della parrocchia Gesù Divin Maestro di Quarto, sono stati consegnati i premi ai finalisti, ai vincitori di questa rassegna di teatro amatoriale, ma è stata anche una serata di grandissimo spettacolo. Vediamo tutti i dettagli nel servizio di Francesco Pacer. Allora. Vince l'Ansi Teatro! Eccoli qua, eccoli qua! Don Peppe Diana per Non dimenticare il musical! Complimenti ragazzi! Quando il teatro incontra la TV, a prima vista sembrano due mondi inconciliabili, incomunicabili tra di loro. L'Associazione Culturale di Quarto, 081 Arte e Cultura e Quarto Canale Flegreo hanno voluto invece unificare e far dialogare queste due realtà dello spettacolo. È nata così Proscenio, l'arte della commedia in TV, una rassegna di teatro amatoriale sul piccolo schermo che ha visto partecipare sei compagnie della campagna, che durante le sette puntate in TV hanno presentato i loro spettacoli, diversi tra loro per trama e autori. Ieri sera, presso il Teatro della Divino Maestro di Quarto, ha avuto luogo quindi la diretta televisiva della finale del contest, che ha visto assegnare ben 10 premi. La compagnia Estrione 2001 ha ottenuto il premio come miglior scenografia, migliori costumi e miglior attrice non protagonista. Titti Barrella insieme a Pina Carannante della compagnia Le Maschere. Ben 3 premi anche per la compagnia Vulim Vula di Monteruscello, che ha conquistato la miglior regia, miglior attore e attrice protagonista, miglior attore non protagonista Salvatore Di Maio della compagnia L'Anziteatro di Aversa, vincitrice della prima edizione della rassegna, che si è guadagnata la serata gratuita presso il teatro Il Piccolo di Furigrotta, partner dell'iniziativa, prossimo 30 settembre. Nella stessa compagnia, inoltre, la cantante Ida Postiglione è stata premiata con una menzione speciale al talento, un talento, quello di Jenny Brascio, della compagnia LMT, che l'emittente televisiva Quarto Canale Flegreo ha voluto riconoscere, creando per lei un premio apposito. Una serata, condotta da Rita Di Grazia in collaborazione con Francesco Pace, arricchita dalle magnifiche coreografie eseguite dagli allievi dell'Accademia di Danza Flegrea del maestro Enzo Correale, dagli sketch comici della compagnia IDOC guidata dalla regista Gabriella Tartarone, che ha presentato un estratto del suo ultimo spettacolo, Unsocial 2.0. Non è mancata la musica, con il musicista Giulio Iervolino, accompagnato da Edoardo Di Costanzo e Geggio Casolare e, per ultimi, ma non meno importanti, alcuni attori della compagnia 081, che con lo sketch La Valigia hanno regalato al numeroso pubblico in sala momenti comici e di ilarità. Grande successo di pubblico e di critica per Proscenio, che a detta degli organizzatori avrà un seguito. È appena finita la prima edizione, che già si sta pensando alla seconda con più compagnie partecipanti. Se siete un gruppo teatrale e volete avere la possibilità di andare in TV presentando il vostro spettacolo, non perdete di vista le pagine Facebook della 081 e di Quarto Canale Flegreo, in attesa del nuovo bando che prevederà, ci svelo, tante novità in più.